L'ospedale Cresce con noi è un progetto nato a Piacenza per l'umanizzazione della struttura ospedaliera. L'associazione Il Pellicano Onlus da 4 anni opera con l'ausl in questo senso e sono già 10 le stanze di pediatria riqualificate in base alle richieste dei bambini per renderle più accoglienti. In occasione dell'inaugurazione delle ultime due stanze è arrivato il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia con il presidente della piccola impresa Carlo Robiglio. Oggi si parla di umanizzazione di una struttura come l'ospedale. Cosa rappresenta dunque la presenza dei vertici di Confindustria qui oggi a Piacenza? Rappresenta due cose. Uno, un bellissimo spirito di comunità, un'associazione, il Pellicano, con la nostra presidente che tra l'altro è attivamente presente in Confindustria, un messaggio di attenzione di come l'impresa può intervenire nella dimensione sociale esprimendo un concetto di essere protagonista di una comunità locale. Un bellissimo messaggio, oggi siamo qui proprio per questo augurio comune, ma anche per capire come questo può diventare anche un percorso nazionale e quindi ha una doppia valenza di affetto e di stima verso Mariangela Spezia, l'associazione Il Pellicano, una grande attenzione alla comunità locale, ma anche un progetto che può allargarsi in una logica sempre più avanzata di come impresa, società e comunità diventano una cosa sola. Per noi è un'opportunità veramente importante, ci fa piacere che Vincenzo Boccia e Carlo Robiglio abbiano accettato questo invito, perché siamo imprenditori ma siamo soprattutto persone sensibili al territorio e alle persone che ci vivono. Oggi inauguriamo altre due stanze della pediatria, fatte con questo percorso meraviglioso in cui tutta la società civile di Piacenza ha partecipato, dai bambini agli studenti di architettura e soprattutto poi nella fase realizzativa dai 50 centesimi donati dal singolo bambino a donazioni molto importanti fatte da industriali della provincia. Al termine della tavola rotonda le autorità hanno visitato le stanze riqualificate.